ad un passo dalla gloria, dalla vetta impossibile da raggiungere, dalle mani ricoperte dai guantoni a quelle ricoperte dai guantini fino alle mani nude. Tecnica della BKB, torneo legalizzato solo in Inghilterra. Luca Burgess, di professione istruttore di arti marziali e pugilato, da quando ha deciso di aprire una palestra, ma anche e soprattutto un atleta professionista. Ama sfogarsi al suo modo, lancia sassi e li raccoglie, ascolta quelle canzoni degli 883 che negli anni 90 recitavano che al mondo esiste anche lui, e lo va ad urlare in quel di Londra, di fronte a 4.000 appassionati che lo attenderanno nella sfida del 1° luglio, che lo vedrà coinvolto con l'atleta nordirlandese Moffat al suo debutto senza guanti di fronte proprio all'atleta riminese. La preparazione della massa muscolare alle tensioni avvertite, ma soprattutto a una cosa unica: primo atleta italiano nella storia a disputare tale avvenimento. Viviamo l'intervista raccolta dal diretto interessato e al suo coach Christian Red Valli, ex campione di Thai Box. Abbiamo lavorato i primi giorni, le prime settimane su un potenziamento e un miglioramento muscolare, appunto, per andare su di categoria. Abbiamo fatto del crossfit, abbiamo fatto del condizionamento, perciò del lavoro abbinato a dei pesi per avere appunto questi chili di più e della potenza in più. Adesso nell'ultimo periodo stiamo riprendendo velocità, agilità e colpo d'occhio per evitare i colpi di questo ragazzo irlandese, perché ha dei colpi molto potenti. In questo momento mentalmente sto molto bene, mi sto allenando fortissimo, ho il mio coach che mi segue H24 anche quando sono a casa, e grazie a lui non distolgo mai, diciamo, l'attenzione al combattimento, quindi per il momento sono molto concentrato. Poi ovviamente la paura ce l'ho, è chiaro, chi fa il nostro sport non aver paura è impossibile, però quando siamo lì la trasformiamo in un punto di forza. Abbiamo studiato l'avversario, è uno che, come ha detto il mio coach, picchia davvero forte, e abbiamo lavorato su qualche combinazione. E sono il primo e l'unico italiano della storia, e quindi per me questa è già una vittoria. È già una vittoria anche perché in Inghilterra gli italiani sono un po' sottovalutati, esatto. Hanno poca considerazione. A settembre dell'anno scorso ho vinto il mio match sempre a Londra per KO alla seconda ripresa, e quindi mi hanno promosso in questo grande evento e sono contenti di me, quindi diciamo che ho rilanciato un attimo la loro opinione scadente e adesso puntano molto su di me. E niente, sono molto carico, è una grossa responsabilità essere il primo italiano e riminese della storia.